Una cosa che mi chiedono in molti è se io credessi alle stregonerie che compivano gli Aranda. Devo dire che dentro di me, vivendo in mezzo a loro, avevo finito per accettarle. Quando mi trovo tra la mia gente, razionalmente rifiuto simili pratiche, ma con loro sembrava che non avessi scelta. In qualche modo ci credevo. Queste parole furono scritte da Edward Evans Pritchard, un famoso antropologo britannico. Nel 1902 frequentò la scuola pubblica inglese a Winchester, poi si trasferì ad Oxford all'Exeter College per studiare storia. Ma trovandosi nella culla dell'antropologia britannica, si sentì fortemente attratto dal senso di avventura che permeava in quei tempi lo studio dei popoli esotici. Gli studenti e gli antropologi francesi, tedeschi, americani e britannici tendevano ad andare in parti del mondo in cui la loro nazionalità era rappresentata, cioè nelle colonie. In questo modo avrebbero trovato ospitalità e sostegno da parte degli amministratori, nonché indigeni che potevano parlare la loro lingua. Ma la presenza coloniale non sempre si dimostrava utile, in quanto gli amministratori, i commercianti e i missionari non si mostrarono ogni volta sensibili alla cultura indigena, particolarmente nella zona dove Evans Pritchard iniziò il suo lavoro sul campo. Non mi sono mai interessato molto agli amministratori del Sudan settentrionale. Erano sempre troppo orgogliosi di loro stessi e assumevano un atteggiamento da primi della classe. Parlavano del Sudan come del paese dei neri governato dai blu, il colore delle loro divise. Invece, quando andai per la prima volta nel sud del paese, trovai i funzionari molto diversi nel loro comportamento e per l'ambiente in cui vivevano. Ne conobbi parecchi e stabilii con loro un rapporto di reciproco rispetto. Mi accettarono tra di loro, anche se non erano obbligati a farlo. Data la grande presenza coloniale britannica in Africa, fu una scelta logica per Evans Pritchard andare a studiare i popoli del bacino del Nilo e del Sudan. In quei tempi la difficoltà maggiore da superare nel lavoro sul campo era il raggiungimento del luogo in cui si intendeva lavorare. Per raggiungere la zona di lavoro nel 1926 impiegai una settimana di treno e nave fino in Egitto, molti giorni di treno e battello fino a Khartoum, poi 10 giorni di piroscafo a motore per risalire il Nilo e infine 3 settimane di marcia a piedi fino al cuore della terra degli Azande in Sudan. L'antropologia di quegli anni insegnava che il lavoro sul campo non consisteva nell'andare sul posto a visitare un altro popolo, ma vivere con esso, parlare la sua lingua e adattarsi alla sua cultura. Interessanti quanto i momenti celebrativi. Nel 1926 Evans Pritchard era pronto a iniziare il lavoro sul campo intensivo di una popolazione africana. Trascorse più di un anno e mezzo tra gli Azande. Descrisse la disposizione dei loro villaggi e la divisione in clan, le loro coltivazioni e l'alimentazione. Chiaramente non gli sfuggì l'organizzazione sociale, ma neanche gli amori, la guerra e le tradizioni. Ma ciò che lo caratterizza dagli altri antropologi fu il suo studio sul loro sistema di idee, la sua definizione e il confronto con il nostro. Registrò la loro vita culturale con foto e prese appunti di quello che pensavano sugli argomenti da loro reputati importanti. La nostra impossibilità a comprendere il modo di pensare degli Azande dipende dalla diversità del loro pensiero, oppure perché espresso in un idioma per noi incomprensibile.
Quali sono le motivazioni dei loro comportamenti? Qual è il loro concetto di realtà? Come vengono tradotti nelle loro tradizioni queste motivazioni e concetti? Ce ne parla la professoressa Mary Douglas della Northwestern University. Per lui era un errore credere che le differenze esistenti tra il nostro modo di pensare e quello delle società, diciamo così, primitive, fossero dovute a una minore abilità razionale. Non era vero, asseriva, che le loro funzioni mentali fossero meno sviluppate o le loro emozioni talmente forti da sovrastare la razionalità. Era convinto che ci fosse un'altra ragione che spiegasse perché avevano fedi differenti dalle nostre. Evans Pritchard non trovò ridicola la fede degli Azande nella stregoneria. I loro ragionamenti erano abbastanza logici, erano il punto di partenza e i presupposti ad essere tanto diversi dai nostri. Per capire cosa intendevano con stregoneria, incominciò a rivolgere loro delle domande su persone che sospettavano essere state vittime di essa. L'unica fonte di maleficio per le Azande era rappresentata dagli altri esseri umani, considerati agenti inconsci della stregoneria. Questi venivano individuati dagli oracoli con procedure che confermavano o scagionavano un sospettato. Il primo passo era generalmente lo Iwa, o oracolo della tavoletta, tramite il quale ancora oggi si individua la causa della sfortuna e il possibile rimedio. Lo stregone guaritore è molto importante nella società degli Azande. Viene convocato per localizzare e combattere l'onnipresente minaccia della stregoneria e il suo potere gli conferisce la capacità di prevedere le cattive intenzioni altrui. Evans Pritchard si rese conto che non veniva mai messa in discussione, neanche di fronte a fallimenti o clamorose smentite. Un po' quello che succede da noi con l'astrologia, il marxismo o il cristianesimo. La pubblicazione di queste scoperte sollevò un acceso dibattito sulla razionalità di questo modo di pensare. Credo che la nostra generazione abbia imparato a considerarsi meno razionale di quanto si considerassero i nostri nonni. Come gli altri studenti di Evans Pritchard, David Pocock era interessato al modo di pensare degli altri popoli. Forse ci rendiamo conto che esiste un lato oscuro della natura umana. Per convivere con esso dobbiamo cercare di capirlo. La stregoneria non vuol dire anziane signore che volano sulla scopa, ma rappresenta uno dei modi in cui si manifesta l'invidia, l'odio, il rancore, così umani. Evans Pritchard fu il primo a interessarsi della religione in relazione agli aspetti sociali nelle popolazioni africane. Si sapeva che esisteva una mitologia e strane fedi, tra cui il feticismo e la magia o cose simili. Ma nessuno aveva mai pensato di trattare la metafisica dei popoli africani con la stessa serietà ed approccio filosofico fino allora riservati alle religioni più importanti nel mondo. La sua è stata una vera rivoluzione. Avendo scoperto che la stregoneria era un modo pratico di organizzare la vita per gli Azande, Evans Pritchard cercò di svolgere il suo lavoro sul campo, adattandosi alle credenze Azande. Se volevo fare un viaggio, per esempio, nessuno mi avrebbe accompagnato spontaneamente, a meno che non avessi potuto presentare un verdetto dell'oracolo del veleno che assicurava che la stregoneria non minacciava il nostro progetto. Poiché era mia intenzione organizzare il lavoro in armonia con la vita dei miei ospiti, dovevo comportarmi come se anch'io credessi nella stregoneria. E dopo un po' di tempo mi accorsi che avevo finito per crederci anch'io. Nel 1932 Evans Pritchard accettò un incarico universitario in Egitto. Infatti gli era difficile insegnare in Inghilterra a causa di uno scontro di personalità con il suo ex professore alla London School of Economics, Malinowski.
Inoltre, in Egitto avrebbe soddisfatto l'enorme interesse per la cultura araba che lo accompagnò per tutta la vita. Non sono mai andato d'accordo con Malinowski e per questo al mio ritorno in Inghilterra mi sono trovato bandito dalla London School of Economics e sembra da qualsiasi altro luogo. Tuttavia mi hanno dato un incarico di filosofia e sociologia alla Fuad, la prima università del Cairo. Questo mi ha dato la possibilità, oltre che di ottenere esperienza nell'insegnamento, di migliorare anche il mio arabo. Al Cairo studiò in modo particolareggiato la mentalità primitiva, aiutandosi con lo studio del pensiero umano. Per un'università che non era abituata all'antropologia, le sue lezioni debbono essere sembrate particolarmente ambiziose. Egli sentiva che questa disciplina doveva basarsi su una prospettiva storica che comprendesse filosofi e storici, in particolare i teorici sociali. Suppongo che a quei tempi fossi un solitario, sebbene non amassi la solitudine. I miei giorni più felici li ho trascorsi nel deserto, solo, in compagnia di qualche arabo e dei nostri cammelli. Fin dall'inizio Evans Pritchard si era ben adattato alla vita araba. Amava trovarsi in un mondo così diverso dal suo. E la sua esperienza di antropologo gli ha permesso di avvicinarsi a questi popoli con interesse. Durante la sua permanenza al Cairo fece molti viaggi lungo il Nilo verso la terra degli Azande, ai quali si sentiva legato da riconoscenza. Ho lasciato un po' del mio cuore nel Sudan meridionale. Sento una gratitudine per i miei amici africani che non potrà mai essere cancellata. I miei camerieri personali mi sono chiaramente più cari. Abbiamo condiviso la vita nelle fortune e nelle sfortune, nelle gioie, nelle malattie e nei dolori. Evans Pritchard aveva la fama di essere in grado di chiarire i motivi delle difficoltà incontrate nell'amministrazione coloniale degli indigeni. Nel 1930 il governo anglo-egiziano gli chiese di lavorare su un popolo che creava dei problemi. I Nuer sono molto propensi a battersi. Spesso si verificano omicidi. In verità è raro vedere un adulto senza cicatrici di colpi di bastone o di lancia. Un Nuer si batterà subito se si considera insultato. Sono molto sensibili e suscettibili. Dalle descrizioni del loro atteggiamento verso la vita, risulta evidente che Evans Pritchard si identificò nei Nuer. Il Nuer è il prodotto di un'educazione rigida ed egalitaria, è profondamente democratico e ricorre facilmente alla violenza. Il suo spirito indomito trova insopportabile qualsiasi restrizione e non riconosce nessun uomo come suo superiore. Ogni Nuer si considera buono come il suo vicino e lo manifesta in ogni sua azione. Incedono con la fierezza dei signori della terra perché tali si considerano. Non esistono padroni né servi nella loro società, ma solo simili che si ritengono la più nobile creazione del loro Dio. Il loro reciproco rispetto contrasta con il loro disprezzo per gli altri popoli. Come per gli Azande, Evans Pritchard sottolineò i fattori limitanti la loro esistenza, come l'ostilità dell'ambiente in cui vivono. Un popolo come i Nuer dipende in larghissima misura dall'ambiente in cui vive. Sono pastori e l'unica occupazione a cui si dedicano è la cura del bestiame. Le ragioni non sono unicamente di tipo alimentare, ma l'intera visione del mondo è in funzione del loro essere pastori. Il bestiame è il loro bene più prezioso e con gioia rischiano le loro vite in difesa della mandria o per depredare quelle dei vicini. I Nuer, come la maggior parte dei popoli pastori, sono poeti
e la maggior parte degli uomini e delle donne compone canzoni. Queste vengono cantate in accompagnamento alle danze o sono composte per il piacere del loro creatore e cantate nella solitudine dei pascoli. Quando sono di buon umore, i giovani cantano glorificando i loro parenti, le loro amate e il bestiame, ovunque si trovino. I suoi scritti sui Nuer sono diventati tra i più famosi dell'antropologia. Ma quali sono i motivi di questo successo? It was important at the time because it challenged the received view of. A quel tempo aveva sfidato l'idea che si aveva delle società africane formata sulle immagini diffuse da Hollywood o dai racconti di Kipling e Conrad di schiavi abbrutiti, comandati da un capo con tre penne in testa e magari un osso nel naso. I suoi racconti di una società unita costituivano una novità. Inoltre affermava che non aveva alcun tipo di autorità costituita che potesse rappresentare la tribù. Il lavoro di Evans e Pritchard risulta inoltre particolarmente importante per essere stato messo a disposizione dei servizi segreti del Sudan e dei servizi coloniali dell'Africa orientale. Questo studio ha permesso loro una maggiore comprensione delle strutture sociali sulle quali governavano, aiutando così le popolazioni coinvolte. Nel 1935 Evans Pritchard ritornò a Oxford per tenere un ciclo di lezioni sulla sociologia africana. Quando scoppiò la guerra cercai di arruolarmi nella Guardia Gallese, ma l'università me lo impedì dicendo che svolgevo un'attività riservata. Allora andai in Sudan con la scusa di continuare le mie ricerche etnografiche e invece mi arruolai nella forza di difesa ausiliaria del Sudan. Era quello che volevo e potevo fare. Le aggressive incursioni delle nostre pattuglie hanno costretto il nemico ad arretrare nonostante la loro superiorità numerica. La frontiera segnata dal filo spinato tra Sudan ed Abissinia viene sfondata dalle nostre truppe nella conquista di altro territorio. Esperti militari inglesi nel cuore dell'Abissinia forniscono assistenza militare agli indigeni. Le colline sono state un eccellente nascondiglio durante il giorno per le nostre truppe che avanzano, dandoci la possibilità di infliggere seri danni al nemico. La conoscenza di Evans Pritchard della zona del confine tra il Sudan e l'Abissinia gli permise, al comando di un gruppo di appartenenti alla tribù Anuak, di causare seri danni al nemico. Nonostante i rapporti con le tribù con cui combatteva fossero ottimi, non si può dire che fossero tali anche con i suoi superiori. Durante una missione in Siria litigò con i suoi superiori e fu rispedito in Nord Africa proprio nel periodo di El Alamein. Più tardi divenne governatore nel distretto di Cirene, in Libia. Non avevo alcun futuro come amministratore e dato che amavo la vita dei beduini, pensai che fare l'ufficiale di collegamento sarebbe stato più adatto alla mia indole. Così trascorsi più di 2 anni vagando su cammelli e cavalli nel deserto e talvolta nella foresta. Non credo di aver fatto molto per lo sforzo bellico, ma almeno non feci nulla per ritardarlo. Sebbene non potessi concludere alcuno studio in quella situazione, conobbi la Cirenaica, i suoi popoli e la loro storia, al punto da poter scrivere più tardi il libro I Senussi di Cirenaica. Si tratta di un libro di importanza storica, lo studio antropologico della struttura tribale dei beduini. Negli anni del dopoguerra, Oxford sviluppò la fama di eccellente centro di studi antropologici grazie a Evans Pritchard. L'antropologia esercitò la sua influenza sugli atteggiamenti coloniali proprio nel periodo in cui l'indipendenza cominciava ad essere rivendicata in tutto l'impero. I servigi resi all'antropologia gli furono riconosciuti con il cavalierato. Il suo lavoro sulla stregoneria provocò un dibattito tra i filosofi su cosa potesse essere definito razionale in una società, mentre i suoi racconti sull'organizzazione tribale
incuriosirono i teorici della politica. Inoltre, l'attenzione di Evans Pritchard per l'aspetto religioso nella vita dei popoli che studiava influenzò i teologi. In realtà, la religione permeò la sua vita e una volta convertitosi al cristianesimo durante la guerra, mantenne tale fede fino alla morte, nel 1973. Evans Pritchard distolse l'antropologia dalla ricerca di leggi universali del comportamento umano e inventò la figura dell'antropologo come interprete invece di scienziato, il cui compito era tradurre la cultura. Nell'antropologia sociale non si studia come un semplice osservatore, ma vi si prende parte. Non si è solo un membro del pubblico, ma si è anche sulla scena. Per capire i Nuer bisogna imparare a pensare come i Nuer, a sentire come loro, insomma ad essere un Nuer. Per far questo non serve alcuna tecnica scientifica. Proprio questo dona all'antropologo un qualcosa di particolare, perché cerca di interpretare quello che vede non solo con la testa, ma con la sua intera personalità, anche con il cuore.